Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Pierluigi, Berlusconi non si dimette, neanche con le tue firme. Proprio ieri Rosi ha portato a Palazzo Chigi le firme. Silvio ne deve prendere atto. Ma le ha buttate dentro la spazzatura. Eppure in quella indifferenziata. Berlusconi è contro l'ambiente. Non è degno di governare questo paese. Da domani raccoglierò 20 milioni di firme per chiederne le dimissioni. Tanto 10 stanno già qua dentro. Cari genitori, in qualità di ministro dell'istruzione io ho a cuore l'educazione dei vostri figli. Sin dalla più tenera età vanno educati all'ottimismo. Pertanto sono partita dalle favole di Andersen per dare un segno della mia revisione dei libri di testo. Ho modificato il finale della Piccola fiammiferaia. Che messaggio diamo ai nostri figli con una bambina che muore di stenti e di freddo? Dobbiamo dare ai nostri giovani una speranza, un futuro. Quindi raccontategli che la Piccola fiammiferaia ha fatto carriera. Ha fatto affari d'oro con i fiammiferi, si è buttata nel business degli incendi e si è arricchita bruciando boschi per conto delle società edili. Oggi è una delle più stimate imprenditrici donna, concorre alla guida di Confindustria e visse per sempre felice e contenta. La prossima lezione sarà sulla Seconda Guerra Mondiale. Non è vero che l'abbiamo persa, ma l'abbiamo vinta ai rigori. Col fischio o senza? Non pensi anche tu che io sia adatta a fare la ministra? Nominami! No, non è possibile! E perché? Perché non hai i requisiti necessari! Ma che cavolo! Ma nemmeno sottosegretario! Sì, ma ti sei vista! Ma io sono una gran gnocca! E allora vai in trattoria di giovedì! Ecco, questa è brava! Sicuramente parla due lingue ed è laureata alla Bocconi! Mannaggia lo peperone! Guarda se mo questo non si ritroviamo ministro! Se me lascia finire a parlare! Ma tu capisci, Walter? Silvio ha buttato nella spazzatura le mie firme! Quello se ne sbatte di 10 milioni di italiani! Quello se ne sbatte anche di più! Senti, Walter, ma se io non parlo più con D'Alema, tu la smetti di chiedere le mie dimissioni da segretario? Sì, può fare! Amici degli sgommati, per la nostra rubrica quiz, inauguriamo oggi Chi vuole essere italiano? Il test di lingua italiana del Ministero dell'Interno che ti regala la cittadinanza! I concorrenti saranno tutti gli extracomunitari che verranno nel nostro paese. Il questionario l'ho scritto io. E ad inaugurare il quiz, come primo concorrente c'è sta l'inventore del format, Umberto Bossi. Umbe, partiamo con la prima domanda. Quale di queste frasi è corretta al congiuntivo? Che io sia italiano, che io sarebbi italiano, che io sia italiano. Dunque, congiuntivo hai detto, eh? Dai, che facile, Umbe, sì. Vorrei chiedere l'aiuto da casa. Squilla, squilla, Umbè, parla! Pronto? Chi è? Tuo padre! Non c'è! Ah, richiamerò. Ma come richiamerò? Ma sei te il padre, Umbè! Ah, è vero! Ma porca zozza ladra ad un boy al... Richiamo! Ma che richiami? È scaduto il tempo! Dimmi qual è la tua risposta! Che io sarebbi italiano! Umbè, è la tua risposta definitiva? L'accendiamo? Preferirei accendere un negro. Scusate, un nero, perché stiamo in TV. La tua risposta è...
Sbagliata! La risposta giusta era che io sia italiano! E adesso? Umbe, manco sai la lingua italiana! Ma infatti io non sono italiano, io sono padano! E la vostra lingua mi fa schifo! Umbe, se sei padano, dato che la Padania non è riconosciuta dall'Europa, sei extracomunitario pure te! No! E adesso una new entry nel panorama degli sgommati, la politica più indigesta al presidente del consiglio. Signore e signori, reggetevi forte che arriva Rosy Pinti! Bende. Non ho capito proprio che gusto c'è a fare sto programma qui senza di me. Ma adesso sono qui e sbancherò l'auditel. Son Bindi, Rosy Bindi. Sarà Palazzo Chigi prima o poi. Su questo corpicino c'è una testa, sai. Tu pensami premier, non sognarmi più in Gepier. Son Bindi. Puoi fidarti di me, Bindi, Bindi. Quante gnocca Rosy Bindi. Sciolgo le trecce del mio tupe. Fon pallidire la Sant'Anche. Son Bindi, Bindi, Rosy Bindi, Bindi. Mo che amo fatto er federalismo. Sepiamo Roma, porca zozza! È arrivato il momento che famo piazza pulita e se maniamo a paiata. Chi c'è sta? Ma tu sei da Maiana? A voglia! Maiana del Nord!